papà, ma come mai ti sei messo quello strano cappello? Questo strano cappello è un basco. Mi serve per riuscire a trovare l'ispirazione. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papa Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Guarda! È la pozzanghera più grande del mondo! Che pozzanghera gigantesca! Peppa! George! È l'ora del bagno! Papà, mamma! Abbiamo trovato la pozzanghera di fango più grande del mondo! Ah, certo, si vede! Veloci, dentro la vasca! Oh, per favore, non possiamo giocare ancora qualche minuto? No! Dovete andare a lavarvi. E ora tu e George avrete un po' di sonno. No, papà. Non abbiamo per niente voglia di andare già a dormire. Peppa e George non ne avranno ancora voglia. Ma io sì. Anche io. Prima di dormire, Peppa e George fanno il bagno. Peppa adora gli schizzi. Anche George adora gli schizzi. Si divertono un sacco dentro la vasca. Dai, adesso basta, bambini. Su, vi asciughiamo e vi mettiamo il pigiama. Oh, non possiamo stare nella vasca ancora per un po' di tempo, per favore? Il momento del bagno è finito. Ora filate a lavarvi i denti. Prima di dormire, Peppa e George si lavano i denti. Bene, adesso sono puliti. Andate a dormire. Oh, secondo me è meglio spazzolarli ancora un pochino. Se andate a letto, Papà Pig vi leggerà un bel racconto. Evviva! Peppa e George adorano i racconti. Quando Peppa va a dormire, porta sempre con sé il suo orsetto Teddy. Anche George, quando va a dormire, porta sempre con sé il suo dinosauro. E adesso avete un po' di sonno, bambini? No, papà. Vogliamo che tu legga un sacco di racconti. No, dovete sceglierne uno soltanto. Quale libro preferisci? Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Piace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Oh.
Ecco l'annaffiatoio! Ottimo lavoro, Peppa Pig! Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Bambina, è su col morale, vi faccio vedere io un bel tuffo. Ma non puoi farlo, la tua pancia è troppo grande. Sciocchezze! Ho vinto diverse gare di tuffi quando ero giovane. Sì, ma è passato molto tempo da allora, Peppa Pig. Per fortuna, durante gli ultimi anni mi sono tenuto in forma. Reggimi gli occhiali, per piacere. Avrete una visuale migliore se vi mettete di lato. Mi raccomando, papà, sta attento a non schizzarci! Tranquilla, non farò volare una sola goccia, vedrai! Credo che salterò da quello più alto. Fa attenzione, Peppa Pig! Sì, non schizzare, capito? No, non lo farò, Peppa! Ricordati di non schizzare, papà! Neanche una goccia, te l'avevo detto. Oh, allora in realtà George non è proprio malato. Achiu! Ma è disgustoso! Oh, povero amore. Ci pensa la mamma a te. George, devi stare al calduccio per un po'. No! George non vuole rimanere a letto. George, devi restare sotto le coperte, capito? Perché? Perché non devi prendere freddo. Perché? Perché te l'ha ordinato il dottor Orso Bruno. Buongiorno. Allora, dov'è il mio paziente? Apri la bocca e di... George è un po' preoccupato. Peppa, visto che tu ormai sei grande, puoi far vedere a George come si dice... Certo che posso. George ha preso il raffreddore. Ha bisogno delle medicine? No, ma la sera potete dargli un bel bicchiere di latte caldo per aiutarlo a dormire. Grazie, dottor Orso Bruno. Si figuri. Arrivederci. George è rimasto a letto tutto il giorno. Ora anche Peppa va a dormire. George, ti senti meglio? No, non si sente meglio. George, potresti non starnutire così forte? Come farò a dormire? George, devi bere un pochino di latte caldo. Ti farà riposare. Grazie al latte caldo, George si addormenta in un attimo. Buonanotte, tesorini miei. È tutto così tranquillo. Sono il re del castello! Ogni castello ha la sua bandiera. Oh, i maschi hanno una bandiera! A noi non serve una cosa tanto inutile. Ecco nonna Pig. Ciao, bambine. Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi. Vedo cosa riesco a trovare. Sono il re del castello! Oh, oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono. Reggi questo. Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici. Noi non vogliamo parlare con i maschi. E noi non vogliamo parlare con le ragazze. Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine. La vostra bandiera sarà questo vestito. Grazie, nonnina. Però non è bella quanto quella dei maschi. Come vorrei poter andare a giocare là? Le principesse delle fiabe vivono nei castelli. Se io fossi una principessa delle fiabe, andrei a vivere in una casa sull'albero. Possiamo giocare con voi, ragazzi? Per favore! Solo se dite che il nostro castello è molto meglio della vostra casetta. Ma certo che è meglio! Io rimango nella mia casetta sull'albero. Questo castello è magnifico!
Oh no, sta piovendo e il castello non ha il tetto. Andiamo nella casetta sull'albero. No, io non lascerò mai il mio castello. Ha smesso di piovere. George ha trovato una pozzanghera. Sembra divertente! Secondo la mappa, la prossima collinetta è quella di Rebecca. Strano, non riesco a capire. Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui. Ci siamo persi. Sulla collina c'è solo un orto di carote. Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Squeak! Salve a tutti! Rebecca, puoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa? Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi. A più tardi, papino. Entrati. Qui non ci sono scale, ma gallerie. Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza. Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi. Ma certo! Mi piace la tua casa. Vorrei tanto essere un coniglio. Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgia ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi. Squeak, squeak! Squeak, squeak! Ben fatto, Peppa Coniglio e George Coniglio. A Peppa piace essere un coniglio. A George piace essere un coniglio. I conigli mangiano le carote. Deliziosa! Miam, 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 miam! Deliziosa! Bia! A George non piacciono le carote. Non le darà nemmeno un morso. Pazienza, più carote per noi. Rebecca, che cos'altro fanno i conigli? I conigli amano saltare. Andiamo fuori a saltare insieme. Saltiamo! Questa è la soffitta. Wow! È piena di cose! Sì, soprattutto cose inutili. Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine. Ottimo. Perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh, per favore, questo no! A che serve una cosa del genere? A niente, ma è la mia nave in bottiglia. E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini. Mi servono tutti! Beh, dovremo pur buttare qualcosa. Sì, hai ragione. Cominciamo con questa scatola. No! Sono i miei cappellini! Oh, cielo! Non riusciamo mai a decidere che cosa buttare. Ho un'idea. Facciamo decidere a George e a Peppa. Ok! Allora, che ne dite? Di questa valigetta? Oh! No! Quella no! No, quella no! Non è certo una valigetta qualunque, guardate. Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo. Oh, non lo ascoltiamo da anni. Oh, 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 oh. Però quanti ricordi. Coraggio, Peppa e George, ballate con noi. Mamma Pig va a prendere i bambini. Buongiorno! Non c'è nessuno! Mamma Pig non sa dove siano. Che cos'è questo rumore? Mamma! Oh, eravate quassù? Stavamo ballando la canzone preferita di nonna e nonno Pig. Sì, ascoltavano questo disco tutti i giorni. La mia ciurma è pronta? Sì, Capitan Papino! Allora partiamo! Oh, la barca sta andando indietro! Oh, attenzione al ponte! Ops,
Ah, ci è mancato poco. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E buon divertimento. Spero proprio che me la riportino ancora tutta intera. Non preoccuparti, è in buone mani. Peppa, suona la campana. Agli ordini, Capitan Papino. Mi è venuta un po' di fame. A chi lo dici? La nonna ci ha lasciato il pranzo, è sotto coperta. E che cosa vuol dire? Significa che si trova al piano di sotto. Seguitemi. Peppa e George entrano nella barca. Wow! Questa cucina è proprio piccola. Dov'è il nostro pranzo? Il posto più ovvio sembra questo. Mi sa che ti sei sbagliato. Allora deve essere qui. Neanche quello era il posto giusto. Questa cucina è organizzata in modo davvero strano. Wow, il televisore. Il papà non riesce a trovare il pranzo. Basta, ci rinuncio. Se questa cucina fosse mia, il pranzo lo lascerei qui. Oh, eccolo finalmente. Peppa ha trovato il pranzo. Delizioso. Oh, ci sono le anatre. Buongiorno, anatre. Volete un po' di pane? Peppa e George adorano dare da mangiare alle anatre. Attenzione, andiamo verso un canneto. Non preoccuparti, la barca ci passerà senza alcun problema. Siamo bloccati? No, faremo retromarcia. Ora siamo bloccati? Sì. Accipicchia, la barca del nonno non può più muoversi. Così freddo che la pozzanghera si è ghiacciata. È molto scivolosa. Non è affatto divertente. Ecco mamma e papà Pig. Oh, guarda, una bella pozzanghera. Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere. Attento, papà! Stavo per cadere. Per fortuna ho un grande senso dell'equilibrio. Papà, le pozzanghere sono ghiacciate oggi. Non possiamo saltarci dentro. Non essere triste. Andiamo a dar da mangiare alle anatre. Evviva! Peppa e George adorano dar da mangiare alle anatre. Ciao, anatre. Vi abbiamo portato un po' di pane. Alle anatre piace il pane. Oh! Fa così freddo che il laghetto si è ghiacciato. Il ghiaccio è molto scivoloso. Scusateci se abbiamo riso di voi, ma è stata una scenetta buffa. Sta iniziando a nevicare. Guardate! Peppa e George adorano la neve. George, afferriamo i fiocchi di neve. Peppa e George vogliono afferrare i fiocchi di neve. George ne ha preso uno. Anche Peppa ne ha preso uno. Ecco Susie Pecora sul suo slittino. Ciao, Peppa. Wow, Susie, sembra uno spasso. Stiamo giocando a scendere dalla grossa collina. Ci sono anche tutti gli altri. Perché non saliamo sulla collina e guardiamo la gente che va in slitto? Sono sicura che ci vedi benissimo. No, mamma, perché quando chiudo tutti e due gli occhi non riesco a vedere niente. Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi. Oh. Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali. Il suo papà è un ottico. Va bene, Peppa. Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista. Andiamoci subito! George, vuoi fare anche tu l'esame della vista? No. Peppa è andata dall'ottico. Il signor Pony è l'ottico. Buongiorno, Peppa. Per favore, siediti. Dimmi, come posso esserti d'aiuto? Voglio fare un esame della vista, per favore. Detto fatto.
indossa questi occhiali speciali e dopo guarda il cartello. Il signor Pony sta controllando la vista di Peppa. Mi dici per favore che lettere sono queste? Ok. A, B, C, D, E, F. Brava! E ora questi numeri, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molto bene! E adesso che colori sono? Rosso, verde, arancione, blu, giallo, viola. Eccellente! Verifico l'esito del tuo esame. Ti va di provare degli occhiali? Sì, grazie! Ti piacciono questi occhiali, Peppa? Sono così buffi! Hai ragione. Indossa questi qua. Sono troppo grandi! Questi, allora? Wow! Mi piacciono tanto, mammina! Sì, Peppa. Ti stanno benissimo. Gli occhiali mi stanno benissimo! Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare nonno Pig e chiedergli in prestito il suo toserba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il toserba di papà Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono! Ciao, nonno Pig! Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. Buongiorno a tutti! Mi è giunta voce che avete bisogno di una tosatura. L'erba è cresciuta troppo per il mio tosaerba. Nessun problema. La mia Betsy la taglierà in un batter d'occhio. Il tuo trattore si chiama Betsy? Sì, questo è il suo nome. Ciao, Betsy! Nonnino, possiamo salire su Betsy? Certo che potete! Tutti a bordo! Agli ordini, capitano nonno! Vedrete, toseremo l'erba in un batter d'occhio! Tenetevi forte, si parte! Viva! Betsy taglia l'erba molto in fretta. È uno spasso! Ecco, finito! Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine bricconcelle. E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti! E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette. Sono arrivati gli amici di Peppa. Buongiorno, nonno Pig. Buongiorno, Susie. Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì. Beh, non ho idea di dove siano finiti. Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache. Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti. Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile. Una carota. Rebecca Coniglio adora le carote. No, Rebecca, non si tratta di questo. Venite con me. Da dove proviene questo rumore? Da quella casetta di legno laggiù. Senti, nonno,
come mai esce un suono così strano da quella casa delle bambole? Sì, è vero, somiglia molto a una casa delle bambole, ma in realtà è una casa per le api. L'ho costruita io, si chiama Arnia. Wow! Guardate, ecco una di loro. Che cosa sta facendo? Sta raccogliendo il nettare di quel fiore. E adesso lo sta portando dentro l'Arnia per trasformarlo in miele. Mi piace il miele. Giochiamo a essere delle api. Bzz, bzz, bzz. Sì, giochiamo alle api. Bzz. Mi scusi, posso timbrare anche io? Certo che puoi. Aspetta, adesso ti trovo della carta. Qui ce n'è ancora. Forse è meglio se utilizzi dei fogli bianchi. Ecco a te. Peppa adora giocare con i timbri. Signor Coniglio, mi piace molto il suo lavoro. Bambini, proseguiamo. La prossima è la signora Gatto. Miau. Buongiorno, Peppa e George. Buongiorno. Il mio lavoro consiste nel disegnare delle forme su questo computer. Oh. E poi mando in stampa le figure. Wow! Ve ne faccio un'altra copia. Grazie, signora. Che bel lavoro fa la signora Gatto. Posso farlo pure io? Credo che sia il turno di George adesso. Papà ha ragione, George. Anche tu devi metterti a lavorare. George sta facendo dei triangoli azzurri. E adesso li stampiamo. Mi piace davvero molto il suo lavoro, signora. Oh, e adesso vi faccio vedere cosa faccio io. Sì, andiamo. Ecco la scrivania di Papà Pig. Il mio lavoro è piuttosto complicato. Parto da grandi numeri, analizzo i dati e per finire calcolo il valore di tutte le incognite. Sembrerebbe un lavoro molto importante. Anche tu usi i timbri, papà? No. Usi anche tu il computer? No, ma uso i pennarelli colorati. Papà, possiamo giocare coi tuoi pennarelli? Ottima idea. Peppa e George adorano disegnare. Io disegnerò casa nostra. Invece George farà un dinosauro. Lui tutte le volte fa la stessa cosa. Dinosauro. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Non devi avere paura. Non è un vero dinosauro, George. Si tratta solo di un robot. Guarda, mi metto su questa croce e... Wow! E adesso c'è un'altra sorpresa. Sono arrivati tutti gli amici di George. Sorpresa! La signora Coniglio gli ha preparato una torta. Riuscite a indovinare che tipo di torta possa essere? A forma di dinosauro? Proprio così! Sei stata davvero bravissima, Peppa! Buon compleanno, George! C'è ancora un ultimo regalo. Seguitemi. Che cosa potrà mai essere? Sicuramente avrà a che fare con i soliti dinosauri. Oh, e questo che cos'è? Devo ancora riempirlo d'aria. Lo so! È un castello gonfiabile! Peppa adora i castelli gonfiabili. Ma se è un regalo per George... Come mai questa volta non c'entrano i soliti dinosauri? Ma questo è un dinosauro! Un dinosauro gonfiabile! Evviva! Giorgia! Anche Peppa vuole pattinare. Ciao a tutti! Ciao, Peppa!
la prima volta che pattini, Peppa? Sì. Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi. Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami. Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No. George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ma è davvero facile. Adesso posso farlo anche da sola, mammina. Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ben fatto, Peppa. Guardatemi, sto pattinando. Peppa se la cava molto bene. Già, sono un'ottima insegnante. Rallenta, Peppa, o sbatterai contro qualcuno. Non preoccuparti, mammina. Sono una bravissima pattinatrice. Oh, dove sono i freni? Oh, perbacco, ho dimenticato di dire a Peppa come si frena. Oh, oh. Fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela. Anch'io, ma la mia è verde. Scambiamocele. Ok. Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus, so che ce la puoi fare. Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole! 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 Yodolei, 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 yodolei. Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne! Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate! C'è un sacco di pane! Le anatre stanno mangiando troppo in... Secondo me nel futuro abiterò sulla luna! E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao. Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao gente del futuro. Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte. E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali. Un video stupendo. È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una...
una capsula del tempo. Oh, Papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Oh, ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene, se non mi sbaglio dovrebbe trovarsi da queste parti. Oh, l'albero però era molto più piccolo. Eh già, sono passati un sacco di anni ormai. È cresciuto un pochettino rispetto a... Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia. Dinosauro. Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre. Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh. Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice, mai mangiato niente di più buono. Peppa! George! Dobbiamo rientrare! Ciao, Zoe! Ciao, ciao! Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Forza, torniamo a casa anche noi, Zoe. Va bene, papà. Tazze, piatti, scimmia, Teddy. Oh, no! Tu non dovresti essere qui, Teddy! Peppa ha dimenticato Teddy di nuovo. Peppa e gli altri sono a casa. Ah, credo di aver guidato abbastanza oggi. Adesso l'unica cosa che voglio è rilassarmi. Mi sdraierò sul divano e guarderò un po'... Teddy! Mi sono scordata di lui! Oh, Peppa! Ora Papà Pig sarà costretto a guidare di nuovo fino all'area picnic. Beh, per Peppa questo ed altro. Ma è il signor Zebra! Il postino! Non aveva detto che oggi è il suo giorno libero, signor Zebra? È vero, oggi non lavoro, ma mia figlia Zoe deve effettuare una consegna molto speciale per la signorina Peppa Pig. Tieni, questo è per te. Che cosa c'è dentro? Ma è Teddy! Il povero Teddy stava piangendo, così lo abbiamo riportato da te. Ti ringrazio, Zoe. Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà. Evviva! Andava velocissima! Peppa adora la sua barca a vela. Sta arrivando un'amica, Susie Pecora. Ciao, che fate? Ciao, Susie! Stiamo giocando con le nostre barchette. Io ho portato il motoscafo. Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susie si muove grazie alle pile. Oh! È davvero una bella barca! Scusi, signora Anatra! Arriva Danny Cane insieme a suo nonno. Buongiorno a tutti! Buongiorno, Danny! Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato! Oh! Accipicchia! È davvero splendido! Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore. Basta spingere questa levetta. Wow! Che fantastico battello! Arrivano Rebecca Coniglio e la sua mamma. Ciao, cosa fate? Ciao, Rebecca! Stiamo giocando con le barchette. Vorrei tanto averne una anch'io. Rebecca non ha una barca. Mi è venuta in mente un'idea. Per fortuna ho portato con me il giornale di oggi. Mi basterà prenderne solo una pagina.
Ma quale potrei utilizzare? Cronaca? Sport? Oh, la moda! No, non la pagina della moda. Va bene, userò quella della finanza. Quando ero ancora un maialino, mi insegnarono a piegare i fogli di carta in questa maniera. Che cosa hai in mente, Papà Pig? Ed ecco a voi una bella barchetta di carta. Papà Pig ha fatto una barca per Rebecca. Grazie, signor Pig! Sarà molto più divertente se giocate insieme. Sei stato davvero molto gentile, George. Dinosauri! George non è contento. Richard, adesso tocca a George tenere i dinosauri. Neanche Richard è contento. Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme. È che sono ancora troppo piccoli per saper giocare. Visto che voi siete già grandi, perché non glielo insegnate? Giusto! Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia. Ottima idea! Andiamo nella sabbiera. George e Richard adorano la sabbia. George, Richard, ascoltate. Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia. Prima riempite il secchiello di sabbia. Adesso bisogna capovolgerlo e dargli qualche colpetto con le mani. Perfetto, e adesso sollevatelo. Ottimo lavoro! Richard ha fatto un castello di sabbia. Castello! Anche George ha fatto un castello di sabbia. Visto? È più divertente giocare insieme. Accipicchia, questo gioco non è andato molto bene. È stata tutta colpa di tuo fratello. Ha distrutto il castello che aveva costruito George. Cosa hai detto? Tuo fratello ha distrutto il castello di Richard per primo. Calma, bambine. Voi non avevate deciso di insegnare ai vostri fratellini come si fa a giocare d'amore e d'accordo? È vero. Siamo grandi. Invece George e Richard sono ancora troppo piccoli per giocare insieme. Mi è venuta un'idea. Ti presento il mio nuovo amico. Si chiama Leo Leone. Ma che dici? Guarda che non c'è nessuno. Susie ha un amico immaginario. Come? Vuoi dire che non riesce a vederlo? Dai, giochiamo a palla! Va bene! Prendila tu, Leo! Peppa ha passato la palla all'amico immaginario di Susie. Leo non sa tenere la palla, gli è caduta! Non gli è caduta, è solo che lui con queste cose non si diverte! Beh, e allora com'è che si diverte? Gli piace ruggire! E vuole ruggire anche in questo momento? Sì! Ma hai ruggito tu! No, non è vero, l'ha fatto lui! Ciao, Leo! Peppa fa finta di riuscire a vederlo. Leo, vorresti diventare mio amico? Che cosa ha detto? Ha fatto così con la testa! Questo vuol dire sì! Peppa, Susie, che ne dite di venire dentro e mangiare una torta? Mamma Pig ha tagliato due fette di torta per Susie e Peppa. Mamma, Susie ha portato un amico immaginario. È seduto qui e si chiama Leo. Oh, capisco. E gli andrebbe una fetta di torta ai canditi? Roar! Leo adora la torta ai canditi. Smettila di dire sciocchezze, Peppa. Lo sappiamo che Leo non ha ruggito. In realtà eri tu. Leo preferirebbe una torta al cioccolato. Purtroppo ho solo la torta ai canditi. È sicuro di non volerla assaggiare? Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto. Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie. George sta giocando col suo dinosauro. Dinosauro! George, ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario. Ma che strano, non ci sono le istruzioni. Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle. Mamma, possiamo aiutarti? Certo. Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene
uno verde. Grazie mille, Peppa. E adesso mi servono 4 gambe. 1, 2, 3, 4. Sono tutte per te, mamma. Perfetto, lo finiremo in un attimo. Tieni questa porticina rossa. Ti ringrazio, mi serviva. Ecco, finito. Hai fatto un ottimo lavoro. È molto piccolo. Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione. Oh, George ha trovato un altro pezzo. Forse quello è un ripiano di scorta. E ce ne sono tanti altri qui. Accipicchia, l'armadio è piccolo perché Mamma Pig non ha usato tutti i pezzi. Dobbiamo solo smontare questo e iniziare da capo. Oh, no. Se soltanto ci fossero le istruzioni. Chi può mai essere? Rieccomi! Ho trovato questo dentro al mio furgoncino. Ma il nostro libretto delle istruzioni renderà le cose molto più semplici. Evviva! Le istruzioni sembrano proprio complicate. Non riesco a capire. Non hanno senso. Lasci che ci pensi io, signor Pig. Me la cavo piuttosto bene con queste cose. Dice davvero? Come possiamo darle una mano? Potreste offrirmi del tè. Mi farebbe molto piacere. Con 6 zollette di zucchero. Tutti preparano il tè per il signor Zebra. Il tè è pronto, signor Zebra! Wow! Finalmente l'armadio è a posto. Caspiterina, è stato veloce. Sì, e ho messo dentro tutti i vostri giocattoli. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bang, li, boo. Bene, bambini, adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini. Buonanotte, Madame Gazzella. Peppa e Susie sono nel loro sacco a pelo. Io ho portato una torcia. Anche io. Basta così, bambini. Andate subito a dormire. Che cos'era quello strano rumore? E io cosa ne so? L'ho sentito di nuovo! Susie! Ma dove stai andando? Madame Gazzella! Sono un po' spaventata! Oh, vuoi restare qui con me? Sì, grazie! Madame Gazzella! Lo sa? Anche a me è venuta un po' di paura! Posso entrare, per favore? Ma certo! Anche io potrei avere paura più tardi. Sì, penso che anche io potrei avere paura. Anch'io, anch'io. Allora entrate tutti quanti. Cantiamo ancora la canzone del Bing Bang. D'accordo. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone. Papà, come mai ti sei sdraiato per terra? Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva!
È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta, seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti! Chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella può... Mamma Pig ha trovato la torcia. Per favore, posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre, è ancora laggiù al buio. Peppa Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù! Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Perfetto, e adesso aspettiamo. L'elettricità dovrà pur tornare prima o poi. Ma quanto tempo ci vorrà, esattamente? Secondo me, esattamente un sacco di tempo. Oh, ma George e io avevamo ancora voglia di ballare. Lo so io come divertirci. Che ne dite di guardare la TV? Oh, non vuole funzionare. L'elettricità serve anche per la televisione. Davvero? Certo! Oh, che cosa possiamo fare allora? Tanti anni fa, quando la televisione non esisteva, i bambini dovevano fare da soli i loro giochi. Ci sono! Mi serve una scatola di cartone. Cosa vorrà fare, Peppa? Mamma, ti dispiace fare un buco in questa scatola, per favore? A che cosa ti serve? Lo vedrai! Mamma Pig fa un buco nella scatola di cartone. Ecco fatto, Peppa. Grazie molte. Ora dovete rimanere seduti là sopra. Senti, George, tu dovrai puntare questa su di me, hai capito? Quest'oggi, a presentare il telegiornale, sarò io, Peppa Pig. Soltanto alberi e alberi e ancora noiosissimi alberi. Forse, tesoro, non stai guardando bene a fondo. D'accordo. Guarderò molto più a fondo, ma so che continuerò a non vedere niente. Oh, che cosa sono? Peppa ha scoperto delle impronte. Di chi sono queste impronte? Dinosauro! Oh no, George! Queste non sono impronte di dinosauro! Su, seguiamo la traccia e scopriamo chi l'ha lasciata. Sì! Dobbiamo fare piano, però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina. George! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa. Guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi! Ma è disgustoso! George ha scoperto delle altre impronte. Sono impronte piccolissime! Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo. Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh, il picnic! Peppa Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì,
Ma non è un problema, basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi. Chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Peppa Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre di benzina. Mille grazie, nonno cane. Sono arrivate Susie e la signora Pecora in auto. Ciao, Peppa! Ciao, Susie! Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e nonno cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se nonno cane salverà anche noi. Lo spero tanto. Qui parla nonno cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora Pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa. Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie. Siamo venuti a salvarvi. Evviva! Nonno cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. La ringrazio, nonno cane. Sono arrivati nonna e nonno Pig in macchina. Buongiorno a tutti! Salve, nonno Pig. Ha forse bisogno di benzina o di aria? No, grazie. Voglio provare quel nuovissimo autolavaggio. L'accontento subito. È gestito da un computer. Mi presento. Sono l'autolavaggio del futuro. Oh! Prima di tutto insapono, poi risciacquo, infine asciugo. Wow! Spiacente, operazione sbagliata. Accipicchia, il computer si è rotto. La macchina di nonno Pig è bloccata. Ah, la prego ti aiuti, nonno cane! Oh, io non so come si riparano i computer. Il mio papà ha riparato il nostro computer a casa. Ecco, non l'ho esattamente riparato. Trovato! Le pantofole puzzolenti di papà. No, troppo puzzolenti. Trovato! La vecchia poltrona di papà. Ma è una poltrona antica. Cos'è antico, papà? Antico vuol dire che è vecchio e di valore. Ma l'hai comprata da un rigattiere, Peppa Pig. Non ha nessun valore. Varrà molto denaro quando la rimetterò a posto. Te lo sento dire da così tanti anni, Peppa Pig. Lo so. Darò via queste adorabili calze che nonna Pig mi ha fatto. Ottimo. Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua. Grazie. Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità! Arrivederci! Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Peppa! Che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica. Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, Peppa. Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Controlla meglio. Oh, adesso lo vedo anch'io. Certo, c'è un bel granchio. Ah!
Il granchio ha pizzicato il dito di Nonno Pig. Oh! Ah! Sei un granchio davvero monello. Guarda, George, che il granchio cammina andando di lato. George fa finta di essere un granchio. Anche Peppa ci vuole provare. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Pizzica, pizzica, pizzica. Aiuto, qua ci sono due grossi granchi rosa che mi vogliono pizzicare. Pizzica, pizzica, pizzica. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Sciò, granchietti monelli. Perché non tornate nelle vostre pozze? Sì! Andiamo a vedere se ci sono altre pozze. Peppa, che cosa hai trovato? È una conchiglia. Prova a sentire il suono del mare. Il suono del mare? Se si avvicina una conchiglia all'orecchio, si sente il rumore delle onde. Wow! Sono riuscita a sentirlo! Mi piace un sacco la mia conchiglia. George, perché non ne cerchi una anche tu? Conchiglia! Quella non è una conchiglia. Oh. Peppa ha ragione. Non è una conchiglia. George ha trovato un fossile. Che cos'è un fossile? Si tratta dei resti di un animale che è vissuto molto tempo fa, quando c'erano i dinosauri. Dinosauri! Oh! Avevate ragione, una bella spiaggia! Certo, per noi è divertente, ma non per questa pesciolina. Nono, possiamo cercare il dinosauro giocattolo di George! Sono sicura che l'ha perso come al solito! Dinosauro! George non ha perso il suo dinosauro! Oh! E allora cosa ne dici dei tuoi occhiali? Non ti ricordi mai dove li hai messi? Questa volta lo so. Come vedi, sono al loro posto. Che noia, papà. Come faccio così? Voglio un mistero. Vuoi che ci pensi io a creare un mistero per te? Sì, per favore. Papà Pig sta per creare un mistero. Allora, che cosa c'è sul tavolo? Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa... E il dinosauro di George. Perfetto, Peppa. Guardateli attentamente e cercate di memorizzarli tutti. Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Riuscirete a ricordarli? Sì. Molto bene. Ora dovete farmi il piacere di uscire un momento. Quando avrò finito vi chiamerò. Sembra che stia andando di sopra dal rumore dei suoi passi. E adesso sta tornando di nuovo qua. Tutto a posto. Potete tornare dentro adesso. Uno degli oggetti non è più sul tavolo. Sapete qual è? C'è ancora il dinosauro di George, il pesce rosso e anche la scatola. E allora? Che cosa manca? Teddy! Esattamente! Non c'è Teddy. Ben fatto, bambini. Complimenti. È stato abbastanza facile per noi, perché siamo dei famosi detective. Ah, ma questa era solo metà del mistero. Dove si sarà nascosto, Teddy? Oh, non lo so. Quelle cosine sul pavimento, che cosa sono? Sono briciole di torta, vero? Grazie alla lente d'ingrandimento, le briciole sono facili da vedere. Chi sarà stato a mangiarsi la torta? Forse Teddy. E sembra che le briciole portino da questa parte. Certo che Teddy ne ha mangiato davvero un sacco! Thank you.